Giuseppina Catanea, Pinella, per i suoi cari, nasce a Napoli il 18 febbraio 1894 da una famiglia della borghesia napoletana, dalla mamma Concetta e il papà Francesco, ultima arrivata con le due sorelline maggiori Antonietta e Maria. Anche solo la sua infanzia è già ricca di avvenimenti che sono testimonianza del suo cuore grande, della sua anima umile, del suo spirito di servizio e della sua indole obbediente. Pinella impara dalla mamma e dalla nonna che questi sono i primi dei tanti regali fatti dall'amore della sua vita, Gesù. Quelle virtù con cui il Signore stesso l'avrebbe condotta ad una missione e allo stesso tempo una passione, che ancora oggi fa riecheggiare nella nostra città la fama della monaca santa. Pinella non diventa subito monaca, ma da subito sente il fascino della vita consacrata. Mentre la sorella Antonietta risponde alla vocazione entrando nel Carmelo dei Santi Giovanni e Teresa, lei già si sente conquistata dal suo sposo e gli dice: «Gesù mio, Dio mio, amore dolce dell'anima mia, io voglio essere tua per sempre». E nella primavera del 1918, poco più che ventenne, raggiunge Antonietta, divenuta ormai Suor Maria Teresa del Bambin Gesù, al nuovo Carmelo fondato proprio da lei nella zona dei Ponti Rossi a Napoli. Preoccupata per lasciare la madre, per cui ha un affetto ed una cura molto grande, ma sicura che quello che si realizza è il desiderio anche di Gesù. Diceva: «Voglio quello che tu vuoi e solo quello che tu vuoi». Siamo nel bel mezzo dei bombardamenti avvenuti a Napoli verso la fine della Prima Guerra Mondiale e della diffusione dell'influenza spagnola. Non può esserci momento più affascinante per una donna innamorata di Gesù per offrire di tutto, perfino la sua salute, per le anime sofferenti intorno a lei. E offerte come questa, il Signore le accoglie sempre, senza indugio. Non ha neppure vestito l'abito religioso e già si ritrova bloccata nel letto di una cella del Carmelo con un susseguirsi di malattie, broncopleurite, polmonite e una tubercolosi alla spina dorsale. Consolata dalla continua assistenza, ricevuta notte e giorno, dalle pagine del Vangelo lette dalle sorelle e da una visita inaspettata avuta in sogno. «Ho sognato un braccio di ferro che mi avvolgeva il corpo mentre soffrivo atrocemente. Poi mi sono ritrovata presso un santo, vestito di nero, con un bastone tanto alto che giungeva a metà della testa e mi diceva una voce: "San Francesco ti ha guarita dal male della spina dorsale". Giuseppina scopre qualche giorno dopo il sogno che si tratta di San Francesco Saverio e che proprio una reliquia del braccio destro del santo sta per essere portata a Napoli. Tutto il Carmelo, lei compresa, inizia a pregare la novena della grazia per chiedere l'intercessione di San Francesco Saverio per una guarigione straordinaria. Il medico di Giuseppina, invece, dà alla giovane meno di un mese di vita. 26 giugno 1923, ore 13:45. Giunge al Carmelo la reliquia e 5 sacerdoti portano il braccio destro a Giuseppina nella sua cella. La malattia l'ha resa ormai irrigidita e raggomitolata e non riesce più nemmeno a muovere le labbra per baciare la reliquia. Dopo la preghiera dei sacerdoti, senza alcun effetto, lei chiede a San Francesco Saverio la grazia di una santa morte. E a quelle parole le risponde un vento. Un qualcosa di indefinibile, una spinta che la porta a sedersi sul letto, un sospiro che le dice: "Alzati". E Giuseppina, per lo stupore di tutti, chiede a uno dei padri: "È volontà di Dio che mi alzi". E il padre glielo ordina per volontà di Gesù e per santa obbedienza. Giuseppina, rivolgendosi a Gesù e a San Francesco Saverio, dice: "Obbedite voi per me". Ed è il miracolo. Il vento, sentito anche da tutti i presenti, la alza in piedi, la spinge fuori dalla cella mentre Gesù stesso la raddrizza e la guarisce completamente. Che miracolo! E che storia straordinaria! A questo punto, dopo l'appuntamento e la storia, penso che tutti stia aspettando la promessa. Beh, io ti prometto che la storia non è finita qui. Anzi, questa guarigione miracolosa è solo l'inizio di una vita incredibile per la nostra Beata. Un apostolato al servizio delle anime che la renderà punto di riferimento per uomini e donne venuti da tutto il mondo per parlarle e che ancora oggi le chiedono: "Madre, puoi dirlo a Gesù
per me, una porta aperta per i fedeli di ieri e di oggi sul divino e sovrannaturale, dove i carismi della lettura dei cuori, della consolazione e persino della levitazione non ci sembrano più delle storie lontane, ma vicine e reali. Questi doni sono la fioritura di una spina, una sofferenza fisica, lancinante e continua, che assomiglia tanto a quella di Gesù crocifisso. La sofferenza, dice Giuseppina, è il bacio d'amore del mio Signore. Proclamata beata nel 2008 da Papa Benedetto XVI, Madre Giuseppina viene celebrata da una Napoli riunita al Carmelo dei Ponti Rossi, quello che è diventato il monastero dei Santi Teresa e Giuseppe, celebrando con l'arcivescovo diocesano, il cardinale Sergio.